Grazie, ringrazio anche il professor Sica. Mi sembra interessante questo filo rosso che mi sembra stia emergendo molto chiaramente da tutti gli interventi, la denuncia della non neutralità della tecnica, della politicità delle decisioni di regolamentazione della rete. Anche io credo, come dire, questo sbilanciamento a favore del privato, quest'ultimo intervento è molto chiaro. Google conta più della Cina, o comunque la Cina La chiusura di una pagina di una storia della Colombia deve essere contrattata con Google, con dei soggetti privati, quindi una prevalenza dei soggetti privati a scapito delle responsabilità pubbliche, dei responsabili politici che ogni tanto fuggono la propria responsabilità e hanno buon gioco a delegare ai privati questa regolamentazione. L'Europa che non si fa pagare, mi sembra una chiara espressione di questo. Io credo che sia anche generalizzata negli interventi che sono stati fin qui svolti una consapevolezza però che questa non neutralità, necessità, diciamo, di una regolamentazione pubblica non risolve il problema di che tipo di regolamentazione deve essere effettuata, cioè una regolamentazione invasiva, troppo invasiva, insufficiente, troppo insufficiente. È questa la sostanza della materia che forse i giuristi non riescono a risolvere, però è un problema rilevantissimo. Non so se Giorgio Resta potrà chiarirci le idee su questo punto e darci una parola definitiva su che tipo di regolamentazione, non lo so, ma lo ascoltiamo con interesse. Prego, Giorgio. Grazie Presidente e grazie anche per l'invito che mi ha consentito di riflettere appunto su pagine molto interessanti, stimolanti e anche di ascoltare le relazioni altrettanto profonde. Sembra che ci siamo un po' parlati prima con Rino Sica, non è vero perché io in realtà parto proprio dall'ultima parte della sua relazione dove finisce lui e comincio io. Cioè lui è sostenuto tra le varie cose la necessità di ripensare anche alla struttura concettuale, mentale del giurista, al modo di guardare questioni consolidate. E quello che vorrei fare in questi pochi minuti è cercare di riflettere su un filo rosso che vedo tra i vari saggi contenuti nei due libri. In particolare mi riferisco ai primi saggi, il volume della professoressa De Minico e alzato in particolare l'Inerzia Bianca del secondo volume, diciamo, sulla libertà di manifestazione del pensiero e i diritti. A cosa mi riferisco? Mi riferisco alla trasformazione o l'esigenza di ripensamento di una costruzione culturale che in qualche modo si è sviluppata nelle nostre tradizioni giuridiche continentali dagli anni 50 a oggi, ora ormai fa parte dello Ius Receptum anche nell'ambito delle corti europee, che è la teoria della Rechtswirkung, cioè la teoria dell'efficacia dei diritti fondamentali, dei diritti costituzionali nell'ambito dei rapporti tra i privati. Io credo che confrontandoci con il tema del diritto della rete, della digitalizzazione e dell'impatto sui sistemi giuridici, ci troviamo di fronte all'esigenza di ripensare alcuni dei presupposti, sia fattuali in qualche modo che erano sottesi all'immersione della teoria della Rechtswirkung, sia le sue implicazioni nel contesto attuale. E sarò estremamente rapido, assertivo per appunto visti i tempi contingentati, per cui mi scuserete per alcune elementi, diciamo, inespressi nell'ambito dell'argomentazione. Direi che se noi ripensiamo oggi al momento in cui le corti tedesche dagli anni 50 in poi, la dottrina sin dall'epoca della Repubblica di Weimar, ma soprattutto le corti tedesche, iniziano a sviluppare questa idea che i diritti costituzionali non vincolano soltanto l'azione dei pubblici poteri nei confronti dei privati, ma creano un effetto irradiante anche nell'ambito delle relazioni tra soggetti privati. In quella fase storica, quando queste idee venivano sviluppate appunto per la prima volta in Germania, poi con un certo ritardo entrano nelle altre tradizioni culturali, ultima quella francese in ambito continentale, eravamo in presenza essenzialmente di una netta dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato, nel senso che i tipi di problemi erano visti, possiamo dire così, su due direttrici che marciavano in parallelo: da un lato potere pubblico, potere privato, quindi la costruzione originale dei diritti costituzionali, e dall'altro i rapporti interprivati che erano il luogo del mercato, il luogo dell'autoregolamentazione della società in senso, diciamo così, hayekiano nel modello dei codici civili classici, per richiamare Biaghi.
E in questo momento si rompe per la prima volta questa, diciamo, questa costruzione parallela, sostenendosi che a certe condizioni, e questa è la teoria dell'efficacia mediata, i diritti costituzionali possono essere impiegati per governare i rapporti tra i privati. Ma che tipo di problemi erano di fronte ai giuristi in quel momento? Innanzitutto si trattava di problemi di redistribuzione del potere sociale rispetto ai principali rapporti gerarchici che erano presenti in quella società. In primo luogo il rapporto tra imprenditore e lavoratore, quindi i rapporti di lavoro, e in secondo luogo i rapporti di famiglia. Queste sono le due grandi aree nei quali la teoria del Firkon viene utilizzata. Secondo punto, in questo schema le violazioni venivano o dal potere pubblico o dal potere privato. In terzo luogo, altro dato molto rilevante, si trattava di violazioni essenzialmente limitate al territorio nazionale. Violazioni e tutele erano legate al territorio. Ora, spostiamoci nel contesto attuale, nella situazione che viene descritta precisamente in questi libri. Siamo in presenza innanzitutto della disarticolazione strutturale della dicotomia originaria tra pubblico e privato. E non soltanto per le ragioni che noi conosciamo, che lo stesso diritto privato si è trasformato in un diritto privato regolatorio nell'ambito dell'Unione Europea, la costruzione del mercato, via dicendo, ma perché proprio fisiologicamente, lo ricordava poco fa il professor Sica, stiamo in presenza di una relazione non più bilaterale tra pubblico e privato, ma essenzialmente trilaterale. Quello che oggi avviene è che l'accesso alla sfera privata dei singoli, che era la ragione dei pregiudizi originari pensata all'epoca, penso ad esempio alle sentenze del Bundesgerichtshof sul censimento, ora non avviene più soltanto su questi schemi verticali, pubblico-privato, privato-privato. Quello che avviene è essenzialmente che il privato interagisce con un altro soggetto privato molto forte, che è la piattaforma digitale, e poi il pubblico accede a questo intermediario privato per accedere alla sfera privata del singolo. E questo determina evidentemente una serie di mutamenti piuttosto rilevanti nella costruzione delle teorie giuridiche. Innanzitutto è una forma di esercizio del potere in senso foucaultiano molto più subdola perché invisibile, no? Quando il presidente della CIA dice l'epoca dei social network ci ha permesso finalmente di ottenere tutto ciò per cui abbiamo lottato tremendamente per diversi anni, ora sono i privati stessi che ce li danno, è vero. Ma si disarticolano teorie fondamentali, come ad esempio negli Stati Uniti la teoria della third party doctrine, per cui se io cedo i miei dati a una banca o a una società di telecomunicazioni non posso invocare più il quarto emendamento come garanzia nei confronti del potere pubblico, perché quei dati ormai sono stati resi pubblici o comunicati a terzi, quindi viene meno la reasonable expectation of privacy. Non solo, quindi in primo luogo si disarticola questo schema parallelo del pubblico e del privato. In secondo luogo, ciò che è rilevante è che se un tempo il tema della Rechtswirkung si poneva rispetto a determinate relazioni gerarchiche presenti nella società, ora si applica a tutto il potere. Il potere è un potere diffuso. È un potere diffuso perché tutti noi non possiamo fare a meno dell'uso di uno smartphone oramai, ed è un potere che è tanto più incisivo perché è governato dalla tecnologia. E la tecnologia, questo viene detto bene nel libro della professoressa De Minico, esercita una funzione disciplinare. In terzo luogo, un tempo le violazioni erano limitate alla, su scala territoriale, nel senso che il potere pubblico che anche intendesse, in ambito dittatoriale ad esempio, arrecare pregiudizio ai singoli cittadini, poteva farlo soltanto nei limiti del territorio. Erano eccezionali i casi di lesioni transfrontaliere. Oggi, per effetto della connessione tra il carattere interconnesso della rete e la natura, non dimentichiamoci, locale, territoriale, di cavi e nodi, trasmissione delle informazioni, è in grado il singolo potere pubblico di arrecare pregiudizio alla sfera privata di qualsiasi cittadino in qualsiasi parte del mondo. E questo lo abbiamo imparato appunto con gli accordi tra i servizi americani e i servizi inglesi circa l'intercettazione in massa delle comunicazioni che passano attraverso i cavi sottomarini. Allora, se questo è vero, evidentemente, si pongono, a mio avviso, tre questioni fondamentali a cui il giurista deve porre mano oggi. La prima questione è quella che i tedeschi chiamano come Normen Adressat. Chi è il destinatario del precetto di protezione dei diritti fondamentali? Verso chi lo Stato quando agisce o il potere privato quando agisce per mezzo dello Stato è tenuto al rispetto dei diritti fondamentali? Verso i cittadini? Verso tutti? Verso i portatori di una particolare comunità? Prima questione.
Seconda questione, qual è l'effetto della garanzia di alcuni diritti costituzionali nell'ambito dei rapporti contrattuali? Che effetto di limite produce la presenza di una ascrizione di diritti rispetto alla tendenza di ciascun singolo soggetto di rinunziarvi contrattualmente, spesso con una informazione che è meramente procedurale? In terzo luogo, quali sono i riflessi sul piano dei rimedi? E questa è un'altra questione cruciale. Ora vorrei fare soltanto alcuni esempi, perché non posso argomentare nel dettaglio ciascuno di questi punti, ma credo che richiamando anche alcuni casi giurisprudenziali sia possibile individuare il tema sul quale probabilmente si svolgeranno le riflessioni dei giuristi nei prossimi anni. Il primo punto, il tema della chi è il beneficiario dei precetti di protezione dei diritti fondamentali. Può essere declinato in due prospettive diverse. Il primo, lo Stato verso chi è obbligato a un, diciamo, a un obbligo di rispetto, di non lesione. Il secondo luogo, il soggetto privato, nel momento in cui interagisce con un altro soggetto privato ed è tenuto quindi al rispetto dei diritti costituzionali, lo è soltanto nei confronti del cittadino o lo è nei confronti di qualsiasi soggetto che interagisce nella rete globale? E questi problemi sono i problemi che sono stati evidentemente, chiaramente evidenziati dalla questione della National Security Agency e sui quali ora le corti europee stanno progressivamente prendendo posizione dopo che l'hanno fatto le corti americane, che direi sono i problemi della extraterritorialità nel mondo globale. Qui si confrontano due modelli, si sono delineati in maniera estremamente nitida sul panorama globale attuale. Il primo è il modello nordamericano. Il modello nordamericano che fondamentalmente è costruito sull'idea per cui i diritti costituzionali sono limitati a we the people, per chiamare Bruce Ackerman, ai cittadini. Se noi vediamo la giurisprudenza della Corte Suprema sul quarto emendamento, quindi sui limiti ai sequestri, alle perquisizioni ingiustificate, vecchia attribuzione dalla common inglese, noi vediamo che la Corte Suprema ha detto molto chiaramente che questo diritto costituzionale è limitato a chi si trova sul territorio statunitense, quindi anche agli stranieri, se sul territorio statunitense, mentre se gli organi statali, polizia, organi di sicurezza, pongono in essere violazioni all'estero, extraterritoriali, transfrontaliere, questo quarto emendamento è tutela soltanto i cittadini americani o i residenti permanenti negli Stati Uniti. Quindi sostanzialmente c'è una license to kill, purché ciò avvenga al di fuori del territorio americano. E questo è un primo modello che è riflesso molto bene anche a livello, diciamo, subcostituzionale e legislativo, Foreign Intelligence Surveillance Act, Privacy Act, che introducono una dicotomia netta di tutele tra i cittadini americani e gli stranieri. Quindi non sono diritti fondamentali, sono diritti costituzionali limitati a we the people. Il secondo modello è il modello europeo. È un modello che è riflesso nel regolamento generale sulla privacy, che tutela qualsiasi persona fisica nei confronti del trattamento operato da un responsabile situato nel territorio europeo e che è riflesso anche negli orientamenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo. La questione operativa che si pone è la seguente: quando un organo di sicurezza, un ente diciamo statale oppure un ente privato con il quale il potere pubblico ha dei rapporti, sottopone a sorveglianza, intercetta, raccoglie metadati di terzi soggetti, di stranieri, siamo in presenza di una violazione di un diritto costituzionale oppure no? Qui io devo richiamare soltanto gli orientamenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha esteso sostanzialmente l'applicazione della Convenzione anche agli atti operati extraterritorialmente, in primo luogo dai bombardamenti NATO alle missioni militari all'estero, ma oggi si discute se questi casi, diciamo limitati alle violazioni materiali, possano essere estesi anche alla digital surveillance. E la questione è fondamentalmente questa: nei confronti di chi gli Stati devono ritenersi responsabili oggi? Ed è un tema che è discusso dagli internazionalisti molto, sotto il titolo delle community obligations degli Stati, e che evidentemente tocca ai privatisti per il semplice fatto che gli obblighi degli Stati non sono soltanto obblighi negativi di astensione, ma sono anche obblighi positivi di protezione che intervengono appunto nell'ambito dei rapporti interprivati. Quindi quando Facebook ci fa diciamo aderire a determinate condizioni di contratto per accedere al servizio,
E queste condizioni generali di contratto sono lesive di determinati diritti fondamentali. Chi può invocare una protezione? Chi può citare lo Stato per inazione laddove non vengano poste in essere azioni protettive sulla base appunto della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo? Qui mi collego al secondo punto, che è il problema dei rapporti contrattuali. Voglio fare soltanto un esempio. Il caso Schrems è molto indicativo del problema a cui mi riferisco, ma voglio fare un altro esempio che è toccato nel saggio di Mircea Bianca e che secondo me è molto rilevante. È l'esempio tratto dalla questione della morte, della cosiddetta morte digitale. Che fine fanno i nostri dati, le nostre informazioni, il nostro profilo, il nostro doppio virtuale al momento della scomparsa? Vi cito questo caso, deciso da una corte, il Landgericht di Berlino, nel gennaio 2016. Una ragazza si suicida, anzi muore investita da un treno della metropolitana di Berlino, sospetto suicidio. I genitori intendono accedere al contenuto delle sue chat su Facebook, che nega l'accesso, invocando una delle condizioni generali di contratto per cui al profilo reso commemorativo, questa è l'espressione utilizzata nelle condizioni generali di contratto, non è possibile accedere o modificarlo da parte di chiunque. I genitori invocano il diritto tedesco delle successioni, dicendo: noi siamo eredi, intendiamo avere accesso all'intero patrimonio digitale della donna che è defunta. In secondo luogo invocano la disciplina dei diritti della personalità, dicendo: noi intendiamo esercitare un diritto postumo, post-mortale della personalità della donna. Facebook si oppone ancora una volta, invocando il contratto contro le regole del diritto interno tedesco. Ora, non mi soffermo sulle questioni di diritto internazionale privato, che sono assolutamente cruciali nel mondo interconnesso nel quale viviamo, ma vorrei segnalare che qui la Corte tedesca ha operato esattamente la logica della Drittwirkung, sostenendo che quella clausola generale del servizio di Facebook è lesiva della disciplina a tutela dei consumatori, intendendo, interpretandola in maniera costituzionalmente orientata al fine di garantire un diritto post-mortale di accesso dei genitori al profilo Facebook del defunto. Ma qui è interessante più che la soluzione il problema. Il problema è il conflitto tra la regola tecnologica che permette di imporre una condizione contrattuale e il modello, diciamo così, di sovranità nazionale dell'ordinamento giuridico. Altra questione molto rilevante che si pone ad esempio nelle cosiddette vicende delle non disparagement clauses, cioè le clausole che vengono imposte in molti servizi di vendita di beni o servizi oramai su internet, in cui il consumatore viene fatto destinatario di un obbligo di non valutare negativamente il prodotto che ha acquistato, che evidentemente è un'altra questione che tocca la libertà di manifestazione del pensiero. Problema: valide o invalide queste clausole? Le corti americane qui in un paio di casi hanno applicato la dottrina dell'unconscionability sostenendo che sono condizioni invalide, ma in un altro caso invece sono state ritenute valide perché più furbo, il provider che aveva predisposto, il legale che aveva assistito il provider, aveva semplicemente previsto la cessione del copyright diciamo, che spettava al consumatore sulla recensione del prodotto, automaticamente cessione al gestore della piattaforma virtuale. Ma questo è un problema, è il problema dell'applicazione dei diritti costituzionali nell'ambito dei rapporti tra i privati, perché oramai la questione che si pone è quella della rinuncia volontaria da parte dei soggetti ai propri diritti costituzionali. Terzo punto, e chiudo anche per ragioni di tempo, è quello dei rimedi. Ora mi pare che nel panorama comparato, diciamo, dell'evoluzione delle controversie in materia di conflitto tra libertà di espressione e diritti fondamentali, emerga un dato piuttosto rilevante: la rinascita dei rimedi in forma specifica. Mentre il civilista ha ragionato quasi sempre con i rimedi per equivalente, nel mondo digitale, nel mondo, diciamo così, transfrontaliero, i rimedi più efficaci, gli unici rimedi efficaci, sono i rimedi in forma specifica. E quindi abbiamo assistito, ad esempio, alla deindicizzazione con il caso Google Spain, abbiamo assistito alla una decisione appena pubblicata nella rivista Diritto all'Informazione Informatica con cui la Corte Suprema tedesca ha obbligato un soggetto che aveva immesso in rete notizie diffamatorie che erano poi state riprese da altri siti con sistemi di linkaggio, lo ha obbligato ad attivarsi in maniera tale da ottenere la cancellazione di questo messaggio lesivo da tutti i siti che riprendevano questa notizia.
che evidentemente va al di là della ragionevolezza sul piano pratico, ma che testimonia una sorta di insofferenza da parte del sistema tradizionale dei rimedi nei confronti della realtà virtuale. Questo è un punto rilevante, ma c'è un'implicazione sulla quale io credo dobbiamo riflettere in maniera rapida e molto attentamente, che ha a che fare con il tema dell'anonimato, perché qui siamo in presenza di una fortissima lacuna dei rimedi dal punto di vista giuridico, nel senso che possiamo essere tutti d'accordo che l'anonimato è uno strumento di espressione della libertà, uno strumento a volte anche di manifestazione dell'identità, perché per mezzo dell'anonimato si possono alterare forme di minorità sociale, etnica, religiosa, economica. Attraverso l'anonimato i soggetti in qualche modo vengono resi uguali. Però è anche dimostrato che attraverso l'anonimato viene meno quell'autoresponsabilità che disciplinava i rapporti individualizzanti. Allora, come agire rispetto al tema dell'anonimato, se è vero che sia negli Stati Uniti con il First Amendment, sia in Europa sulla base della disciplina della privacy, l'anonimato viene costruito come strumento di default, diciamo, delle comunicazioni in rete? Il problema è chi risponde per gli illeciti cagionati in forma anonima. Allora, se noi abbiamo costruito il nostro sistema delle comunicazioni digitali sull'idea della irresponsabilità del provider per garantire diciamo, lo sviluppo massimo delle comunicazioni e prevenire fenomeni di censura, anche qui potremmo richiamare il tema della net neutrality, c'è un problema. Il problema della insufficiente tutela per i soggetti che sono stati fatti oggetto di comunicazioni diffamatorie, lesive. Pensate soltanto ai siti di personal rating, non solo vota il profit, ma ai siti di valutazione dei professionisti, dei medici, degli avvocati, e quando le notizie che sono inserite lì dentro sono puramente inventate e determinano però una lesione molto forte della capacità professionale, reddituale e di interazione personale del professionista. No, oramai tutti noi guardiamo TripAdvisor prima di scegliere un ristorante o un albergo. E quali sono gli strumenti di tutela dei soggetti che magari sono stati vittima di comunicazioni pregiudizievoli semplicemente perché hanno avuto un cattivo rapporto personale con quel cliente, o magari mai l'hanno conosciuto? Bene, io qui segnalo le società che gestiscono professionalmente il discorso. Esatto. Qui mi limito semplicemente a segnalare una disarmonia molto forte del nostro sistema giuridico, cioè mentre se noi guardiamo il sistema della proprietà intellettuale troviamo norme come il 156 bis della legge sul diritto d'autore, l'articolo 121 del codice della proprietà industriale, eccetera, che nei casi di violazione di diritti esclusivi a contenuto patrimoniale, come il diritto d'autore, i marchi, i brevetti, prevedono forme di automatica identificazione del soggetto, richiesta di comunicazioni da parte di chi è il soggetto lesivo a carico dei provider e via dicendo. Quindi introducono forme molto efficaci di superamento dell'anonimato. Se noi ci poniamo il problema della diffamazione, della lesione dell'identità personale, dei diritti non patrimoniali del soggetto, troviamo che il nostro sistema, così come quello tedesco ad esempio, è carente un rimedio che sia finalizzato a ottenere l'esibizione nominativa dei soggetti che hanno interagito con il provider e che sono la fonte del messaggio lesivo. Il che è evidentemente comprensibile se guardiamo come vengono elaborate le regole, da dove vengono queste norme, dalla pressione lobbistica da parte di pochi soggetti e che quindi si possono organizzare facilmente per far introdurre quella regola, contro invece il pubblico indiscriminato dei consumatori, dei soggetti, diciamo così, i proletari della rete che non hanno nulla da avanzare in termini di pretese patrimoniale e che quindi non riescono a organizzarsi per ottenere una modifica dell'assetto normativo appunto a loro sfavore. Qui credo che questo sia un vulnus molto rilevante già sul piano della sociologia dei valori costituzionali, una tutela molto forte dei valori proprietari, una tutela estremamente debole dei valori non patrimoniali della persona. Per chiudere una nota positiva, in questo fenomeno che in fondo è il classico fenomeno del sconvolgimento del sistema per effetto delle innovazioni tecnologiche al quale il giurista è abituato, non è questo il primo caso, c'è un elemento a mio avviso molto rilevante, che è quello della possibilità per il giurista di recuperare la sua funzione di scienziato del diritto tout court, cioè la aterritorialità dei rapporti ci obbliga a noi stessi
a ripensare la scienza del diritto come estesa all'intero quadro delle relazioni giuridiche, indipendentemente dalla loro localizzazione territoriale. Uno dei più grandi problemi della scienza giuridica degli ultimi due secoli, a nostro avviso come comparatisti, è stato proprio quello dell'isolamento nazionale del pensiero giuridico. Ecco, questa continua comunicazione, che si riflette poi in una dinamica molto importante, che è il cosiddetto cross-judging, cioè la comunicazione delle corti a livello sovranazionale che si imitano nel sistema di protezione dei diritti, rappresenta a mio avviso un elemento che in questo scenario anche abbastanza cupo, in cui i privati, diciamo così, in cui la vecchia costituzionalizzazione del diritto privato sembra cedere a una forma di privatizzazione del diritto costituzionale, io credo che ci siano spazi piuttosto importanti e innovativi per un pensiero innovativo da parte del giurista che non sia appunto più soltanto limitato al proprio parrocchialismo. Grazie. Grazie anche a Giorgio Resta.